Bene, eccoci qua con un nuovo appuntamento, premio Amidei, 34esima edizione a Gorizia, premio alla signora Irena Vignardi, la sorella, come dico, no? Comunque lei invece è una grandissima critica cinematografica, lavora alla Repubblica, è presidente di tantissime cose, poi anche al Cinema di Venezia, è un personaggio veramente grossissimo. Ci troviamo al Parco Coronini. Ecco qua, vi faccio vedere dove che abitava il famoso Hughi, grande alpinista, che ha vissuto lì. E qua vi faccio vedere, qua siamo in questa bellissima location, al Parco Coronini, sono 34 anni ormai che si fa questo premio Amidei, una volta se lo faceva sul castello, io avrò minimo meno 25 anni di questi premi, qua ci sono, sentite le cicale, questo posto esotico, come ha detto, sentiremo anche dopo che gli ho chiesto a questa grandissima donna Irena Vignardi, con degli occhi favolosi, cari amici, favolosi, gli ho chiesto che mi faccia una critica sulla città di Gorizia, ha detto delle cose veramente bellissime. Ecco qua, guardate quanta gente che ha a vedere, come tutte le sere, praticamente a vedere i vari cinema, e voglio salutare anche questa futuro professoressa, eccola qua, futuro assessore ai beni culturali, perché sta studiando dei beni culturali, la salutiamo, lì avete visto la bella veduta del castello di Gorizia, e qua in fondo invece il conte Coronini vedeva questo bellissimo lago che non è riuscito a avere. Bene, qua invece vedete i cui flight per terra, gente seduta di qua, poi ci sono anche le sedie. Buongiorno, sa che c'è una bella vista lei, mi dà un decimo anche a me, scusi. Cosa devo fare? Un decimo a me, perché vedo che vede da Dio lei. Vedo da Dio. Eh sì, con quegli occhi lì. Da lontano la vedo bene, da vicino ho bisogno degli occhiali. Però con questo buio io non ci vedo una Madonna, invece lei veramente. No, io ci vedo. Lei ci vede. La saluto. Ok. Ci vediamo. Bene, saluto questa bella donna che le ho detto che mi dia almeno un decimo, no? Un decimo, avete visto come che guardava? Io qua ci vedo zero. Bene, ecco qua si sta scurendo, adesso arriverà. Però ho notato che non c'era gente del comune di Gorizia, non riesco a capire perché, Bene, qua si vede che c'è il premio Amidei. Ecco, visto che lei è una grande critica, no? Io invece vorrei, se lei ci fa una bella critica, noi siamo della TV di Gorizia, ha dei bellissimi occhi, una bella critica sulla nostra città, visto che è vicino anche a un assessore della cultura. Ecco, si parli un po' forte, allora ci dica una bella cosa su questa città, sul premio e sulla città di Gorizia. Il premio mi sembra un'idea brillante, perché il cinema è fatto anche moltissimo di scrittura, nonostante quello che sostengono alcuni cattivi. E la città mi sembra un'incantevole città italiana, ma strana. Ma strana, è della Mitteleuropa. Forse molto mitteleuropea, molto linda, molto bellissima. Piace molto. Bene, ha una voce molto leggera, visto? È una critica, però la voce le ha leggera. Lei di che segno è, signora? Leone. Ma come? Deve essere potentissima. 15. Bene, no, è potente. Bene, allora faccio un bel saluto a questa città di Gorizia. Saluto a Gorizia che è bellissima. Grazie mille e buon lavoro. Assessore, una cosa veloce e rapida. Senta, abbiamo vicino una critica molto speciale con gli occhi veramente fantastici. Allora, ci dica qualcosa su questo premio Amidei. Ma, ripeto quello che è stato appena detto. I premi di sceneggiatura sono fondamentali perché le sceneggiature restano una parte importante dell'ossatura del nostro cinema, e quindi le riprendersi, le storie, l'interesse, la centralità della sceneggiatura secondo me fa bene al cinema. Quindi l'idea si concentra su questo, quindi sembra una buona idea. Parlo qui a maggior ragione perché è un luogo che è un incrocio vero, insomma, di storie diverse, non di una storia, ma di molte storie, di molte nazionalità, in cui ci sono, sempre non solo sloveni italiani, ma in realtà c'è tutta un'aura, come dire, austro-ungarica, per cui è il posto giusto per poter raccogliere questo storico. Bene, grazie mille. Adesso andiamo invece dal grande avvocato Battello. Eccolo qua, è uno dei più grandi. Eccolo. Ed eccolo qua il grande Battello che c'ha le sue fan. Il grande Battello, eccolo qua, uno dei più grandi. Ecco, vai col tempo.
Avvocato, lei è un presidente veramente speciale per questo Amidei. Allora, come va questo Amidei? Oramai affermato. Buonasera, buonasera Martina, buonasera a tutti voi, ben trovati anche questa sera. Grazie mille. È una serata davvero speciale perché abbiamo il piacere e l'onore di avere ospite Irene Vignardi, critica cinematografica e firma illustre del quotidiano La Repubblica, a cui stasera consegneremo il premio alla cultura cinematografica. Per la consegna del premio e quindi invito anche il presidente dell'Associazione di Cultura Cinematografica, l'avvocato senatore Nereo Battello, a venire sul palco con noi per poi consegnare il premio. Prego. Un attimo, se non per continuare a esprimere la soddisfazione della regione mia per quanto riguarda il premio Amidei, che continua a svilupparsi, lanciato ormai, affermato in via, come dire, liscia, senza problemi. Cioè basta guardare il vostro portale del pubblico, basta guardarvi voi in questa cornice molto bella, quindi non c'è dubbio che si continuerà a sostenere e sviluppare anche nella sua originalità in un panorama regionale sulla cinematografia che, come sapete, è molto ricco, molto vario, su cui noi stiamo investendo molto sia dal punto di vista della produzione, della selezione, della parte di ospitalità delle produzioni, ma poi anche della parte festivaliera cinematografica, della cultura cinematografica. E quindi, insomma, Gorizia è uno degli assi portanti di questo, non solamente col premio, ma con il Palazzo del Cinema e con tutta una serie di iniziative. Quindi io vi ringrazio intanto per l'invito, attendo ovviamente, non so come, una scaletta, insomma, diciamo, di consegnare il premio a Irene Vignardi, che al di là della sua popolarità è una persona straordinaria, che io tra l'altro per motivi di simpatia personale seguo da moltissimi anni, per cui sono veramente anche contento della situazione in cui mi trovo e una delle soddisfazioni che ci portiamo a casa ogni tanto in questi ruoli che a volte sono anche meno divertenti, più faticosi. Grazie. Direttrice del Festival di Locarno, di Mistfest, selezionatrice ufficiale della Mostra del Cinema di Venezia, prima storica di Repubblica, autrice di testi significativi sul cinema, Irene Vignardi è una delle voci più incisive del giornalismo cinematografico italiano. Brillante ed ispirata critica cinematografica, sostenuta da un'ampia conoscenza e passione per le arti e la letteratura, Irene ha contribuito con la sua visione analitica, attenta e gioiosamente pungente, e con la capacità organizzativa a diffondere la cultura cinematografica a 360 gradi, rappresentando un punto di riferimento imprescindibile tanto per la platea dei cinefili quanto per quella sterminata degli appassionati. Grazie Irene. E commossa, a parte la bellezza del posto, questo è un altro discorso ancora, di quello che è stato detto stasera qui su di me, che non merito forse, ma che evidentemente sentire queste cose uno si sente molto meglio di 5 minuti prima. Il mio amore per il cinema si è intrecciato nella mia vita in maniere anche drammatiche e molto dolorose, perché il cinema mi ha fatto dei bei regali, ma anche mi ha fatto dei grandi dispetti. Però continuo a volergli bene e continuo a cercare il cinema migliore, e mi pare che voi qua a Gorizia state cercando di fare anche voi tutti quanti, come spettatori e come organizzatori, un lavoro in questa direzione. Quindi grazie, grazie avvocato, grazie assessore, grazie bellezza, grazie amici organizzatori. Buona serata e sono veramente commosso, non dimenticherò questa serata. Grazie. Bene, bene, ecco qua i fiori a questa grande donna, Irene
Irene Vignardi, con un video veramente ancora congratulazioni ad Irene Vignardi, che è un onore avere questa sera con noi, grazie all'avvocato. Una donna favolosa. Questa edizione del Trentino, che nel 2002 vinse il premio all'opera prima con L'uomo di più, e anche se il film non è in concorso vogliamo dedicargli la serata finale proiettando il suo film Youth, la giovinezza. Benissimo, ecco che cominciano i film. Comunque vi devo dire, devo concludere, praticamente è nata vicino a Mantova, è una città favolosa, perché io sono stato a Mantova, mi ricordo ancora l'epoca con la mia ex moglie che era incinta, era una nebbia strepitosa, non si riusciva a venire fuori da quel castello, gli stessi mantovani non riuscivano a portarmi fuori, Bene, comunque allora saluto questa grandissima Vignardi, Irene Vignardi, bellissimo viso, veramente fantastico, dolce come donna, una donna dolce, a parte con un segno di zeccale leone che è potentissimo. Bene, invece adesso andiamo con un'altra leonessa, Maria Pia Coman, direttore artistico, direttrice, non mi piace di più, direttrice artistica della Midea. Andiamo a sentire questa potenza, questa donna veramente favolosa. Andiamo via. Intanto con noi chi ho? Come ti chiami? Maria Pia Comand. La direttrice artistica della Midei. Senti, cosa mi puoi dire della Midei? È stata un'edizione soddisfacente, una proposta ricca da Alan Berliner. Abbiamo visto gli studenti del DAMS, hanno proposto una pillola che ha sintetizzato questa sezione dedicata a questo filmmaker americano molto interessante, il premio alla cultura cinematografica. Domani avremo il premio invece alla migliore sceneggiatura, con i film in concorso e molte altre proposte. Il nome del premiato? Non si può dire. Non è questo. Vabbè. Non posso fare spoiler. Vabbè. Con che criterio tu ti scegli tutti questi bei film? Pensando di, da una parte, recuperare il patrimonio storico, abbiamo proposto una retrospettiva sul cinema italiano, in particolare quello dedicato all'umorismo nero, ritornando quindi sul patrimonio storico, nello stesso tempo anche proponendo le cose più innovative e interessanti, e la retrospettiva completa Alex de la Iglesia, cineasta spagnolo premiato all'opera, appunto dal nostro punto di vista portata una delle proposte europee e internazionali in questo momento più interessanti e stimolanti. Senti, vuoi fare un bel saluto a Gorizia TV, che Gorizia TV vi segue, che tu eri ancora piccolina, ecco, e ho visto che... Ciao Gorizia TV, grazie. A presto, al prossimo gente. Anno. Bene, salutiamo questa dolcezza e l'ho messa nel colore dell'epoca del cinema bianco e nero. Bene, siamo in questa bella location del Parco Coronini e ci vediamo al prossimo servizio.